Brevemente, Presidente, l'emendamento, anche questo di Commissione, che è stato votato in Commissione, all'articolo 24, dopo il comma 7, è inserito il seguente: Roma Capitale rende disponibili in ogni momento il più ampio numero, collezione e categorie di dati in formato aperto nel portale Open Data istituzionale, aggiornandolo periodicamente. Si tratta di una opportunità che Roma Capitale ha raggiunto anche attraverso l'approvazione della delibera sull'agenda digitale e di tutte le attività di programmazione portate avanti, nonché dal nuovo sito, all'interno del quale appunto è prevista una sezione apposita per rilasciare i dati appunto in formato aperto. È una misura che era all'interno del programma elettorale, delle linee programmatiche. Se lo diciamo, Presidente, lo facciamo da questo punto di vista con il portale Open Data, anche grazie a un ordine del giorno che abbiamo approvato in Assemblea Capitolina sempre su questo tema. Abbiamo dato mandato quindi alla Giunta di individuare tra i primi tipologie e categorie di atti proprio quelli relativi alle azioni consigliari, numero di atti presentati dai consiglieri, votazioni che vengono fatte dai singoli consiglieri, le presenze all'interno dell'Assemblea Capitolina, tutti i dati che sono già presenti in formato appunto PDF, spesso e volentieri in vari documenti all'interno dell'amministrazione, ma che grazie anche al codice dell'amministrazione digitale noi sappiamo che questi dati possono diventare e possono essere realizzati in formato aperto, anzi è quasi un obbligo, e quindi da questo punto di vista Roma si fa, diciamo, carico e portavoce di questa istanza, che tra l'altro è stata spesso appunto chiesta da tantissime realtà cittadine, da tantissime appunto dalla comunità cittadina, per fare in modo che l'attività del singolo consigliere in Assemblea Capitolina sia effettivamente trasparente, così le persone possono effettivamente sapere chi vota, come vota e cosa sta facendo, come avviene in Parlamento e come dovrebbe accadere in ogni democrazia del mondo, Presidente. Grazie.